artisti internazionali nell'ambito della 44esima stagione concertistica L'Era della Magna Grecia, ideata dal maestro Fernando Romano e dalla presidente dell'associazione Beethoven Acca, Maria Rosa Romano. Le immagini si riferiscono al concerto del Penderecki Quartet con la flautista Luisa Sello all'interno della chiesa di Santa Chiara a Crotone. La Sello è stata scelta dal Ministero per rappresentare la musica italiana all'estero. Il quartetto canadese è considerato dalla critica uno dei più rinomati ensemble cameristici della nuova generazione. Luisa Sello è stata definita dal New York Concert Review artista dalla vincente passione e spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charme, e suona in tutto il mondo. Certamente il critico che l'ha scritto le ha sentite e le ha pensate, quindi posso solo sentirmi soddisfatta e contenta perché c'è tutto il lavoro di una vita dietro e quindi quando viene apprezzato sicuramente per noi musicisti è un grande ritorno. Com'è questo quartetto col quale lei ha suonato stasera? Straordinario, come avete potuto sentire, hanno una compattezza di suono incredibile, suonano insieme da tantissimi anni, è uno dei maggiori quartetti del Canada e anche dell'America. Diverse le musiche proposte nel corso del concerto crotonese, i quattro artisti hanno suonato in tutto il mondo, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica, uniscono esperienze e creatività e sono capaci di generare incredibile livello di virtuosismo e atmosfere emotive. È un quartetto veramente prestigioso, come tutti gli artisti che abbiamo avuto e che avremo. Hanno eseguito soprattutto dei brani partendo da Mozart per arrivare ai giorni nostri con delle musiche da film. Quanto è importante la stagione, diciamo, di Acca? La nostra stagione, devo dire che ultimamente sta riscuotendo grandissimo successo, soprattutto di pubblico, ma un pubblico non solo di cultori, ma anche di gente che proprio si sta avvicinando grazie a questa formula che abbiamo intrapreso negli anni, vale a dire un abbonamento, diciamo, non molto costoso, ma che permette di ascoltare artisti di fama internazionale. Una rassegna del genere non potrebbe farsi se non ci fosse anche, insomma, il sostegno da parte della Regione Calabria. Sì, noi abbiamo sia il sostegno della Regione Calabria ma anche del Ministero, perché se voi pensate che 27 spettacoli cui prezzo per abbonamento è di 80 euro significa 4 euro a spettacolo. Ma questo perché? Perché la Società Beethoven vuole proprio divulgare. Siamo alla 44esima edizione e quindi vogliamo divulgare la cultura, soprattutto classica, a tutti gli strati.